Iniziamo il viaggio dell'appello del candidato qui a Tortoreto con il candidato della lista numero 1, Nico Carusi, cambia Tortoreto. Intanto, quale la scelta e perché di candidarsi proprio alle elezioni? Facciamo politica già da qualche anno e abbiamo utilizzato appunto questo strumento per essere vicino ai cittadini e nel tentativo di risolvere le problematiche del territorio che ahimè sono tante. Colpevole è una politica che è mancata in questi anni e quindi abbiamo perso l'occasione di far crescere il nostro paese. Io sono Nico Carusi, sono un rappresentante dello Stato, da 32 anni svolgo servizio presso la Polizia di Stato, sono stato insignito quest'anno con la medaglia d'oro alla carriera, sono papà di Greta. E lo sport mi ha dato un lavoro, la visibilità, perché sono un ex pugile con più titoli italiani vinti. E questo mi ha permesso anche di girare. Per me lo sport come la scuola sono settori che devono essere messi sotto la lente di ingrandimento in primis dalla politica locale. E allora svisceriamo questi temi di cui lei dice ha bisogno Tortoreto, partendo proprio dal lavoro e dall'istruzione. Purtroppo, ahimè, questa amministrazione ha peccato anche in materia di istruzione, perché abbiamo perso, è la notizia di qualche settimana fa, un bando europeo. Abbiamo le scuole vecchie di 60 anni e riteniamo che la politica che non investe sull'istruzione dei nostri figli non dovrebbe riproporsi. Studiare in strutture fatiscenti, vetuste, anguste, lede il diritto allo studio dei nostri ragazzi, dei nostri figli e soprattutto mette in difficoltà, condiziona negativamente anche il corpo docenti. Invece per quanto riguarda il lavoro, cosa si può fare? La politica deve avviare, secondo me, un'operazione di ascolto, scendere sul territorio con le categorie, avviare una strategia lungimirante, perché purtroppo manca una visione ad ampio raggio. Ecco, ascoltare le categorie di settore sarebbe già un passo in avanti. Ecco, sappiamo che Tortoreto ormai da decenni, anche ventenni, è insignita della bandiera blu e questo grazie al mare bellissimo, alle grandi attività che si fanno sul territorio, quindi il turismo. Ecco, è un turismo che va però rifondato, perché non bisogna rimanere al turismo di 10-20 anni fa. Certo, diciamo che il turismo è il volano economico del nostro paese, vanno realizzate però infrastrutture sul nostro territorio, turismo e cultura. Turismo e sport, turismo e scuola, si possono avviare tanti tipi di turismo, anche il turismo sostenibile, ma ci vuole appunto una visione più larga, più ampia. Possiamo abbinare il turismo collinare, il turismo di mare, quindi devono lavorare in sinergia, questo significa far crescere il nostro paese. Ecco, turismo è anche sport, è anche tempo libero. Anche i comuni comunque sulla costa hanno bisogno di sport e tempo libero, ecco, ne va anche a guadagnare i ragazzi che vivono sul territorio. Come ho detto prima, il settore dello sport per me è una ferita aperta, perché abbiamo strutture inagibili sul nostro territorio, abbiamo società come il rugby, come il calcio, come la pallavolo, come il basket, che purtroppo si mantengono grazie all'impegno di privati. Le istituzioni spesso abbandonano queste associazioni, c'è il calcio per esempio che per svolgere le proprie attività agonistiche si deve rivolgere in paesi limitrofi, questa è mancanza di visione della politica. Ecco, bisogna investire, bisogna intercettare finanziamenti, abbiamo una filiera, il fatto che l'onorevole Crippa, che l'onorevole Luigi Deramo, che il senatore Bagnai, che l'onorevole Borghi siano venuti a Tortoreto, questo dimostra che noi abbiamo un collegamento a livello provinciale, regionale e anche di governo che ci permetterà, qualora dovessimo vincere, di intercettare importanti finanziamenti che purtroppo, ahimè, il comune di Tortoreto risulta, dati alla mano, essere uno degli ultimi in Abruzzo come comune che non è riuscito ad intercettare i finanziamenti pubblici. Ecco, lei ha parlato proprio di questo, la mia domanda ci si lega, quando è fondamentale, lo dicevamo, anche cercare di andare altrove, non solo nella provincia, non solo nella regione, ma anche sul governo regionale o magari anche i fondi europei. Certo, ci sono i fondi del PNRR, bisogna intercettarli. Sono anni che ci sgoliamo in consiglio comunale nel tentativo di far istituire a Tortoreto un ufficio bandi che manca. Abbiamo addirittura bucato bandi regionali, a molti bandi non abbiamo partecipato, soprattutto mi viene in mente il settore della sicurezza che è latente,
sono anni che diciamo che sul nostro territorio devono essere installate in un sistema di videosorveglianza con le telecamere OCR, che sono quelle collegate col database delle forze dell'ordine. Lì dove sono state posizionate le telecamere, diciamo, la microcriminalità ha avuto un calo verso il basso notevole. Sicuramente è un tema che le sta molto a cuore questo. Assolutamente, la sicurezza è fondamentale, speriamo che si riesca a dotare il corpo dei vigili urbani di una struttura idonea. Questo è fondamentale perché così si permetterebbe a personale in divisa di svolgere il proprio servizio anche negli orari notturni. In 30 secondi l'appello del candidato Nico Caruso a tutti i tortoretani. Andate a votare. Andare a votare è un diritto, votare cambia Tortoreto, è una scelta dettata da buonsenso. Non andare a votare significa favorire proprio quella classe dirigente che ha vi allontanati dalla vita politica. Il nostro obiettivo prioritario è quello di scendere sul territorio e rimettere al centro della vita politica l'essere umano, le sue esigenze e le sue necessità. Ve lo abbiamo dimostrato con i fatti. Andate a votare, cambia Tortoreto, votate Carusi Sindaco. Continua il nostro viaggio all'interno della trasmissione L'Appello del candidato qui a Tortoreto. Conosciamo Libera D'Amelio, che è la candidata sindaco per la lista Tortoreto Più. Intanto, perché la scelta di candidarsi e chi è Libera D'Amelio? Libera D'Amelio è cittadina tortoretana per scelta, amo questa città. Sono un libero professionista, sono un avvocato e la vocazione che ho messo nella mia passione sin da quando ero bambina, oggi la sto portando qui in questa meravigliosa città e quindi per questa ragione sono scesa in campo, come suol dirsi, per stare con i tortoretani, perché voglio poter dare di più a questa meravigliosa città. Tanti i temi che si affrontano durante la campagna elettorale, che poi sono quegli obiettivi qualora si salirà sullo scranno più alto di Palazzo di Città. Partiamo da quello che sta a cuore comunque anche ai cittadini di quasi tutti i paesi, che sono quelli del lavoro, che è importantissimo, soprattutto l'istruzione. Sì, perché io incentro tutto verso i nostri piccoli uomini e donne di domani, quindi l'istruzione intesa in forma ampia come aggregazione e formazione delle donne e degli uomini di domani indubbiamente rappresenta una pietra, no? Una pietra, le fondamenta per un percorso di costruzione, e quindi assicurare ai nostri figli un centro dove poter stare bene per apprendere e per formarsi come uomini e come menti del domani indubbiamente porta valore aggiunto ad una città sotto tutti i profili, e quindi anche l'indotto, se vogliamo, del circuito scuola-lavoro diventa prioritario in quest'ottica. Quindi allocazione ottimale delle scuole, guardare alla scuola del domani, quindi una digitalizzazione per quanto riguarda la strumentistica messa a disposizione, però un occhio sempre importante allo studio inteso un po' alla vecchia maniera, quindi tornare alle letture e tornare a far usare la logica ai nostri figli. E soprattutto alla sicurezza all'interno delle scuole. È prioritario perché da madre ho figli di tenera età, devo poter assicurare loro, di consegnare loro un luogo sicuro, sicuro, avvolgente, protettivo, così come si sentono tra le braccia di una mamma, quella che un po' mi sento nei confronti dei cittadini di Tortoreto, dei miei concittadini, e così sento i miei figli e sento i figli di tutti. Quindi abbracciare i nostri figli e farli stare sicuri. Ed ecco l'occhio attento all'edilizia scolastica, che è una oramai diventata, sembra quasi una chimera, un punto di approccio e di approdo da parte di chi che sia. Io lo sento fortemente perché siamo di Tortoreto, i nostri figli, torno a ribadire, sono i tortoretani di domani, quindi consegniamo loro una scuola in sicurezza. Il capitolo anche del lavoro lo possiamo accostare anche al capitolo del turismo, perché Tortoreto si fonda proprio sul turismo, ormai bandiera blu da sempre, possiamo dire. Cosa si può fare però per migliorare, perché sappiamo che il turismo va sempre migliorato? 26 bandiere blu, non da poco, quindi il turismo è il volano
della nostra economia, ma il turismo non deve essere così interato soltanto guardando il mare. Io ho sempre parlato di un turismo esperienziale che deve abbracciare tutta Tortoreto, dalla collina sino arrivare chiaramente qui al nostro mare, creare le condizioni, perché ci sono, per implementare le attività commerciali tutte locali, senza alcuna esclusa, quindi magnificare le nostre eccellenze. Noi abbiamo definito l'oro della tradizione tortoretano, che va dalla pesca, che va ovviamente alle nostre colline. Ebbene, quest'oro va assolutamente esaltato, senza dimenticare anche il turismo sportivo, che è anche qui attrattivo e aggregativo ed è formativo. Non dimentichiamoci mai questo, un turismo che deve guardare indubbiamente le famiglie, indubbiamente i giovani, ma uso questa anche mia considerazione personale, non deve stravolgere la bellezza di questa cittadina, la deve rispettare e deve essere così proiettata anche verso il domani. Ecco, ha parlato di turismo sportivo, allora che cosa bisogna fare per lo sport e per il tempo libero? Sappiamo che sempre più giovani lasciano lo sport e il tempo libero per andare in mezzo alla strada a fare non si sa cosa poi. Esattamente, come ho detto prima, i nostri figli sono il futuro. Quindi lo sport aggrega, lo sport forma, lo sport crea le capacità per stare in una società, quindi crea già le basi. Noi abbiamo degli impianti sportivi assolutamente abbandonati, dismessi, quindi si sente sempre dire di una messa in sicurezza di questi impianti sportivi. Beh, forse è il caso di farla concretamente, perché diversamente non possiamo mantenere una continuità che non ci piace, che non vogliamo. Quindi lo sport, guardando sia al campo che c'è a Tortoreto Alta, sia quello che abbiamo qui in zona, consideriamo che non la nostra squadra di calcio si va ad allenare, va a disputare le partite ad Alba Adriatica, quindi ringraziamo chi li ospita, ma i ragazzi nostri devono tornare a casa. Ci sono nel breve periodo delle iniziative, nel brevissimo periodo, che possano consentire ai ragazzi di tornare, e le dobbiamo creare. Quando parlo di turismo sportivo significa creare eventi che siano attrattivi per le famiglie, per gli sportivi, per gli amanti della vita sana, perché Tortoreto è anche questo, è una vita sana e bella. Ha puntato e ha messo a fuoco tutti gli obiettivi di una Tortoreto più bella, magari con Libera D'Amelio sindaco, ma quando è fondamentale riuscirci tramite i fondi che possono mettere a disposizione, non so, mi viene in mente il governo nazionale o anche l'Europa? Vede, lei ha fatto una considerazione pertinente. Proprio guardando a ciò, io dico sempre che ognuno deve fare il proprio e nessuno basta a se stesso. E noi, proprio guardando a ciò, abbiamo pensato di istituire proprio un ufficio comunale di persone qualificate che sappiano e debbano intercettare fondi, sia guardando al PNRR, ma anche tutti i fondi nazionali, quindi regionali, perché, torno a dire, le occasioni ci sono, usando un'espressione forte, bisogna sapere dove mettere le mani, quindi bisogna avere anche la giusta visione critica e valutativa di cosa fare e come poterlo fare. Tortoreto ha un potenziale esplosivo, un potenziale che deve poter inevitabilmente andare oltre l'ordinario, perché l'ordinario il cittadino gli è dovuto a prescindere. Noi dobbiamo guardare Tortoreto dandole e assicurandole in maniera... la certezza del risultato è vero, non esiste, ma l'obbligo dei mezzi che bisogna far scendere in campo è doveroso, ed è questo che noi vogliamo fare, quindi puntare ad una individuazione di tutti i fondi, contributi che possano essere intercettati e asservirli a Tortoreto. In 30 secondi l'appello del candidato sindaco Libera D'Amelio ai tortoretani. Tortoreto è bella, Tortoreto è attrattiva, dobbiamo renderla seducente a tutti, e per fare ciò è necessario audacia verso un rinnovamento che oggi si chiede a viva voce, ma c'è bisogno di coraggio. Questo coraggio noi l'abbiamo, questo coraggio l'abbiamo fatto scendere in campo, e io, come si dice sempre, ci ho messo la faccia con spirito di grande dedizione e di immensa generosità. Chiedo a voi generosità, audacia e fiducia verso le persone, soprattutto, e verso quella volontà concreta di dare a Tortoreto di più. Votate lista numero 2, Tortoreto più.
Concludiamo il nostro viaggio alla scoperta dei candidati alla carica di sindaco della città di Tortoreto con la lista numero 3. Siamo Tortoreto, che fa riferimento al sindaco uscente Domenico Piccioni. Ecco, quale è la scelta in questo caso di ricandidarsi e chi è soprattutto Domenico Piccioni? Domenico Piccioni è un uomo di Tortoreto, un uomo che è stato sempre a Tortoreto, impegnato in politica da 40 anni per la comunità di Tortoreto, e 68 anni, pensionato, sposato con due figli. Per me la passione della politica è da quando sono nato e mi sono sempre battuto per migliorare Tortoreto. 5 anni fa ho avuto la possibilità di guidare questa lista, siamo stati eletti, abbiamo lavorato sempre per il bene di Tortoreto. Abbiamo avuto uno stop con la pandemia, però insomma, ecco, avendo preso in attività alcuni progetti, attivati alcuni progetti, questi è la ricandidatura insieme a tutto il gruppo è per far sì di poter portare a termine i progetti che avevamo iniziato. Ecco, partiamo proprio da lavoro e soprattutto l'istruzione. Cosa è stato avviato e che cosa si può fare? Per quanto riguarda la scuola, noi nel nostro programma avevamo la realizzazione del polo scolastico. Abbiamo avuto una collaborazione con l'Università di Bolzano, dove sono stati portati a noi relazioni per la costruzione della nuova scuola, una scuola moderna, una scuola all'avanguardia, e adesso dobbiamo fare il progetto esecutivo per accedere ai finanziamenti sovraccomunali. Il lavoro è stato un lavoro abbastanza lungo, perché sono stati qua i professori universitari di Bolzano, sono stati a Tortoreto, hanno fatto gli incontri con gli insegnanti, con i ragazzi, con i genitori, e hanno fatto questa relazione che adesso noi cercheremo di concretizzare il progetto per accedere, come dicevo, ai finanziamenti. È passato un po' di tempo perché abbiamo avuto purtroppo la pandemia e tutti sapete che cos'è ha comportato la pandemia, e c'è stato un rallentamento. Siamo un po' in ritardo, ma noi è il nostro primo punto all'ordine del nostro programma elettorale, insieme ai parcheggi a Tortoreto, la realizzazione dei parcheggi, la realizzazione della piazza della chiesa insieme a un'area camper sul nostro programma elettorale. Per quanto riguarda invece le politiche del lavoro, che cosa si può fare? Non dipende molto da noi, la crisi è generale, siamo stati vicini alle aziende che hanno avuto problemi a Tortoreto, come la Betapens, come un'altra azienda grossa. E per quanto riguarda il reale, il subito, stiamo cercando dare degli incentivi per attivare il commercio, per far sì che anche qui da noi si possa avere delle zone commerciali. Noi col piano regolatore, dicevo l'altra sera nella presentazione della lista, che abbiamo dato l'incarico per una revisione, dobbiamo inserire nelle nuove zone di costruzione piano terra destinata agli uffici, destinata al commercio. Se no, possiamo dare tutti gli incentivi che vogliamo, ma se non ci sono i locali, il commercio non decolla. Da più di 25 anni Tortoreto si fregia della bandiera blu. Il turismo è il volano di questa città. Assolutamente sì, noi in questi 5 anni abbiamo confermato tutte le bandiere al nostro possesso, la bandiera blu, abbiamo avuto per la prima volta la bandiera spighe verdi, che è un sintomo della salute del territorio, perché la bandiera blu è riferita al mare, ma la bandiera spighe verdi è per tutta la campagna. Noi abbiamo delle aziende fiori all'occhiello per Tortoreto nel mondo, come l'Olio Monaco, Terra Viva come azienda vinicola e altre aziende agricole. Poi in questo periodo in questi 5 anni abbiamo voluto con tutte le nostre forze 2 tappe del Giro d'Italia, che ha portato una visibilità enorme a livello italiano e anche fuori dall'Italia, e con un percorso meraviglioso che sono venuti qua e vengono
a soggiornare, a fare la settimana di vacanza a Tortoreto per poter fare gli appassionati di ciclisti per poter fare il tracciato dell'arrivo della tappa del Giro d'Italia. Ecco, lei lo ha nominato e allora qui ci attacchiamo allo sport e il tempo libero. Sappiamo che tutti i comuni, tutte le città hanno bisogno di questo per vivere bene. Perfetto. Noi quando siamo entrati, questo è da ricordare, avevamo tutti, quando siamo stati eletti, venivamo dopo un anno di commissariamento e avevamo tutti gli impianti sportivi chiusi, dal palazzetto dello sport, tutti i campi sportivi. Abbiamo iniziato questo lavoro e abbiamo in primis riaperto il palazzetto dello sport, il bocciodromo, il campo sportivo di Tortoreto Paese e stiamo per ultimare, pensiamo per ottobre, di riaprire il campo sportivo di Tortoreto Lido, Piero Antozzi. Nel frattempo abbiamo risistemato, rigenerato il campetto a Salino, un campetto polivalente, ne abbiamo progettato uno a Terra Bianca, abbiamo realizzato due aree fitness sul lungomare, come se siete stati sul lungomare avete potuto osservarle, e ha riscosso un grandissimo successo per i nostri cittadini, ma soprattutto per i turisti che mentre corrono lungo la nostra bellissima passeggiata possono fare anche gli esercizi fisici. Ecco, sappiamo che come enti comunali le casse sono sempre più vuote, allora per raggiungere questi obiettivi è sicuramente doveroso per un comune far riferimento a quelli che sono i fondi che arrivano sia dallo Stato e sia dai fondi europei. Ecco, come vi muoverete in tal senso? Noi già ci siamo mossi, perché in questi 5 anni, come dicevo prima, abbiamo già ottenuto circa 6 milioni di euro per il nostro territorio, 2 milioni e 400 mila euro per il risanamento idrogeologico, perché come sapete nel 2008 ci fu l'alluvione e c'è stato un progetto Galli commissionato a suo tempo dal commissario che noi stiamo portando avanti, realizzando per la messa in sicurezza dei fossi che da Tortoreto Aldo scendono al Lido. Abbiamo proprio in questi giorni iniziato i lavori su 3 fossi, il fosso Vascello, il fosso Bocciodromo e il fosso Cimitero. Poi da quando siamo entrati la prima cosa che abbiamo fatto, avevamo molte, oltre alla riapertura degli impianti sportivi, abbiamo investito circa 1 milione e 900 mila euro per sistemare le strade che erano in pessime condizioni, e insieme alla provincia con il nostro consigliere provinciale con la delega ai lavori pubblici abbiamo risistemato anche le strade provinciali. Con l'aiuto dell'ANAS questa mattina sono partite 2 rotatorie, la rotatoria su via Ferrari, via Carducci, e la rotatoria su via Leonardo da Vinci, per capirci, davanti alla Citroen. Stiamo lavorando in sinergia con gli enti sovraccomunali per avere finanziamenti e per portare avanti le opere pubbliche che Tortoreto necessita ancora. Chiudiamo in 30 secondi l'appello del candidato sindaco Domenico Piccioni ai tortoretani. Beh, io ai miei concittadini mi rivolgo così: se hanno apprezzato il lavoro fatto in questi 5 anni, la nostra partecipazione, la nostra essere in mezzo a loro, aver iniziato dei progetti che ci diano la loro fiducia per continuare a lavorare come abbiamo iniziato e per continuare a portare avanti questi progetti. Il nostro slogan è incontrarci, ascoltarci e lavorare insieme. Questo l'abbiamo fatto in questi 5 anni e cercheremo ancora di più di farlo per i prossimi 5 anni.